Mister Liotti qui, Dario, tecnico del Real Pizzo, per Inter Forza Città di Maira e domenica gol. Sul fatto del gol può anche succedere che ci sia una svista dell'arbitro e non lo so, però parliamo della partita. Il primo tempo diciamo che loro ne hanno approfittato su un errore nostro, hanno fatto il gol dove hanno giocato bene, nessuno toglie i merti del Napizia. Però il vento ha influenzato un po' la partita. Nel secondo tempo ho visto i ragazzi più caricati, anche negli ultimi 10 minuti del primo tempo, dove l'abbiamo messi sotto. Ci hanno annullato pure noi 2 gol, che non so se effettivamente erano fuori gioco o no. Diciamo, poi il risultato poteva finire anche 4-5-1. Sicuro sì, alla fine. Però ecco, sull'1-0 per il Real, la tedesca non vi capiva prendere il secondo, ho visto. Però poi, bravo, siete bravi. Bravo. Noi siamo stati da un po' ingenui, dalla parte difensiva l'abbiamo sbagliato un po'. E quello che dobbiamo correggere su questa squadra, poi come altro ho visto una squadra in palla come l'ho visto in altre partite. Diciamo che noi usciamo sempre nel secondo tempo bene. Non lo so di cosa dipende, se è una questione di testa, però nel secondo tempo noi, con tutte le squadre che abbiamo affrontato poi in casa, il primo tempo abbiamo sofferto sempre, il secondo tempo l'abbiamo sempre chiuso con 3-4 gol. A noi dal Napisa il risultato conta e non conta, nel senso che comunque un derby giocato dopo 40 anni con questa nefandezza e con questa poca fair play, poca correttezza, hanno fatto togliere il nostro giocatore, hanno fatto il gol di mano nettissimo su una palla che non avrebbe mai arrivato. Hanno fatto, è semplicemente per me una vergogna, dovrebbero andare più a scuola di fair play che fare il pallone d'oro. Questo oggi non è stato sport, è stata soltanto una scorrettezza una dietro l'altra. Se poi vogliamo commentare pure l'arbitro, c'era un signore che doveva essere espulso nel primo tempo e l'arbitro l'ha graziato per 4 volte consecutive, era già ammonito, ricordo.